Ragazzi, mi è appena successa una cosa incredibile. Ho messo pacifica perché dovete vedere quello che è successo in questo momento. Andiamo un attimo a dormire e poi vi faccio vedere cosa cazzo è appena successo. Dai, raga, io non ci sto credendo. Non è un clickbait, non ci sto credendo a quello che è successo. Ragazzi, mi dovete dire se anche voi è capitata questa cosa. Mai successo in vita mia. A parte quella frana di pesca, vabbè, sto facendo. Ma cosa cazzo è appena successo, ragazzi? Voi mi dovete spiegare se vi è mai capitato questa cosa. Probabilmente uscirà molto prima che io ho fatto un video su precedente di Minecraft. Ma cioè, raga, what the fuck is this? Allora, io stavo scavando, come potete vedere benissimo, la sabbia, no? Tranquillamente. Scavo. A un certo punto vedo sta chest. E dico, ma che cazzo è sta chest? Dico, non è che ho fatto sta chest magari con la sabbia, non me lo sono ricordato. Apro e c'è sta roba qua. Cos'è il cuore del mare, raga? È la cosa che ho notato di più, ma due TNT, vabbè, ci possono anche stare. Sette salmoni, qualche lingotto e un diamante. Adesso, spiegatemi voi cosa è successo qui. Cioè, qualcuno di voi ha mai visto una roba del genere? Qualcuno di voi si è mai trovato nella mia stessa situazione di scavare la sabbia o comunque sia di scavare qualcosa e trovare una cesta a caso con tutta questa roba? Raga, fatemi sapere al più presto cosa. Cioè, cosa è sta roba? Ma fatemi sapere soprattutto cos'è il cuore del mare. Cioè, raga, io non voglio andarmelo a cercare e scoprirlo tramite internet. Voglio sapere se qualcuno di voi sa dirmi cos'è. Che io non lo so e non me lo voglio andare a cercare. Ma raga, è stata una cosa bellissima perché vedo sta chest. Apro, faccio. Ok. Mi sono messo un attimo a ricoprirla per farvi vedere com'è stata la scena. Ho detto, vabbè, no, questa la devo registrare perché questa è una cosa strana. Allora, io gioco a Minecraft da oltre un anno e lo sapete bene, no? Tipo un anno, oltre un anno, non mi ricordo. Di preciso non mi ricordo da quant'è che gioco Minecraft. Ma non mi era mai successo, di trovare una cosa del genere. Siamo nella 1.15. Ragazzi, ho messo pacifica subito per questo. Guardate, pacifica. Cioè, come ho scoperto questa cosa? Stava facendo buio, ho detto no, vabbè, allora facciamo una cosa. Mettiamo pacifica in modo che possa far partire subito il video, che sono ancora scioccato e magari passa qualche secondo, è peggio. E niente, raga, c'è. Cioè, what the fuck is this? Ciao a tutti, salmoni, e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui su Minecraft per il primo episodio di Minecraft Vanilla. Allora, io mi sono già avviato facendo un po' di cose, la farm di pesca. Ok. Sto facendo il magazzino, ma queste cose non ve le faccio vedere perché mi sembrano un po' noiose. Se volete vedere queste cose qua, fatemi sapere con un commento. Ho fatto una farm automatica. Perché ho fatto questa farm? Adesso lo scopriremo perché ho fatto questa prima farm automatica. Fatta malissimo, lo so. Lo so già, mi immagino già i commenti. Mi immagino già i commenti. Però, ragazzi, abbiate un attimo di pazienza. Noi siamo poveri, abbastanza poveri di ferro, perché il ferro effettivamente. Sicuramente prima di questa puntata avrò inserito questo pezzo qui, che non so ancora cos'è perché il video non è ancora uscito, ma scopriremo più là. Come potete vedere, non è che io abbia chissà quanto carbone. Cazzarola, tocca andare a dormire. Allora, come potete vedere, il carbone c'è, ma non è eccessivo. Il ferro c'è, ma non è eccessivo. Beh, gli smeraldi ci stanno, ma. Grazie al cacchio, cioè. Non è questo il punto. Il punto è, ragazzi, che noi dobbiamo andare a prendere un sacco, ma un sacco di alghe. E qua ce n'è veramente un sacco. Questa è la scatola, vabbè. La scatola, chiamiamola così. La chest che avete visto all'inizio del video.
me ne torno su. Vabbè. Comunque, mi serve come carburante, non come cibo, perché cibo ce n'ho, per fortuna. Poi col fatto che adesso ho anche la farm di pesca, che purtroppo però non ho tempo per starci FK, quello è un problema. Cerco di parlare il meno possibile, ragazzi, scusate, però mi fa male la gola e i video non si registrano da soli, ecco. Questo è l'unico problema. E siccome per la pausa è un po' presto, perché in realtà sto decidendo se e quando farla, che non è ancora nulla di sicuro, che me la prendo raga, però bisogna vedere quando. Bisogna vedere quando me la prendo la pausa. Quando muoio sicuro. Vabbè, è battuta un po' così, però. Io direi di fare un'ultima spedizione e poi tornare a casa, che ho paura che si faccia buio. Conoscendo sto gioco. Poi tanto comunque avrò modo di tornarci a fare sta cosa. Minecraft è bellissimo perché ti rilassa, ti fa stare tranquillo. Vabbè, a parte quando ci sono... Vabbè, è un villaggio che ho già scoperto. Ecco, sarebbe il continuo di questo qua. Pensavo fosse... Dico, oh cazzo, un altro villaggio attaccato insieme come nell'altro mondo. E invece no. Magari. Vabbè. Ho una fissa per i villager, cosa volete? Cosa ne capite voi? Sono un sacco di scambi che voi non avete idea. No. Comunque. Mamma mia, non riesco manco a passare qua. Che palle. Comunque dicevo, la pausa, quindi non so se e quando la farò. Vedremo. Dovrei fare come nell'altro mondo. Cioè, spargere i letti un po' dappertutto. Ah, dovrei far riprodurre le vacche. Perché le mucche mi servono per il cuoio da scambiare con i villager. Purtroppo qua è ancora tutto parecchio al buio. Oh no, il tizio di lama, no, che palle. Perché praticamente non ho ancora avuto tempo di continuare a lavorarci. Mentre le torce non so dove sono. Mi sembra giusto. Vabbè, tanto ormai lui è entrato. Cosa vogliamo fare? Le cose sono due. O lo buttiamo fuori o lo ammazziamo. Come si fa a buttarlo fuori? Non lo so. Un po' come si fa a registrare a casa senza sentire mai Irene o i cani. Oppure i miei. Impossibile. Allora, non vi ho ancora fatto vedere come sono fatte alcune cose qui, nel senso, a parte che, ok, quello sta scendendo lì, questo qua, ok, se uno scende qui sotto, anche se c'è il rischio che ci siano scheletri in questo momento. Come potete vedere, qualcosa l'ho già pescato. Niente di che. Allora, per evitare che ci si formano i mob qua sotto. Che tanto ci sono uguale, però. Ok. Per illuminare tutto ciò ci vorrebbe molto, molto di più. Tipo piazzare tutte le torce qua. Però non credo che sia il momento di farlo. Adesso tra un po' quando si fa buio vado a dormire. Così poi in AFK, ragazzi, torno a fare la farm. Ah, non vi ho fatto vedere una cosa. Vabbè, a parte questa roba qua. Mi sono fatto un campo di coltivazione. Ok, questo è il mio campo di coltivazione.
E per il momento questa è la raccolta, semi e ortaggi. Ovviamente alcuni di questi sono stati raccolti e portati un attimo all'interno della mia casa barra magazzino, perché mi sono dimenticato di scaricarli, però avete visto un roba, devo ancora raccogliere e ripiantare, no? In questo modo posso fare grandi cose. Poi dovrei finire di chiudere qui, perché questo sarà tutto un magazzino. Questo sarà un magazzino per ora. Ecco, due scacchi saranno tutte chest. Poi uno scacco di differenza, di nuovo altre chest, in modo che io posso passare e vedere cos'è. Ok? Quindi credo che da entrambi, sulle casse in mezzo, da entrambi i lati ci sarà come si può chiamare? Dai, la cosa che indica cos'è. Questo non è niente di interessante, mi ha solo rotto le palle. E sono indeciso se ammazzarlo o meno. Allora, o te ne vai dalla mia proprietà. Non capisco perché mi ha switchato. A me mi spiace ammazzare il lama, ragazzi, però. Anche perché sono delle bestiole così carine. Vieni qua, stronco. Oh, mongo flettico. Guardate che spastico che è questo. Non riesce neanche a camminare dritto. Comunque, questo l'ho fatto vedere. Quest'altro l'ho fatto vedere. La chest misteriosa l'ho fatto vedere all'inizio del video. Ora, prima che succeda un casino a casa con i cani, me ne vado. E spero che possiate dirmi voi cos'è che devo fare la prossima volta, se andare a scavare, se fare altre cose, se farvi vedere gli scambi con i villager cosa vogliono scambiare, tutte queste cose qua. Fatemi sapere voi cosa vorreste che io facessi nel prossimo episodio. Detto ciò, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Bella. The stupid catch me on side memes, the pickle Rick memes, man, fuck Normie! When I die, bury me inside a Gucci coffin, make hits all day and there ain't no stopping. Jay killed Josh, yeah, he make tracks too often. I don't need a gold chain, cause we're too damn awesome. When I die, bury me inside a Gucci coffin, make hits all day and there ain't no stopping.